Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna che dedica questa puntata allo sci alpinista più forte di sempre. Oltre a essere campione del mondo, ha vinto ben 10 coppe del mondo, 4 overall, 3 individual e 3 sprint. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Robert Antognoli. In vista di un inverno ricco di appuntamenti, ecco quali sono gli obiettivi della stagione 2022 dell'atleta in forze al CS Esercito di Courmayeur. Sta per ricominciare la nuova stagione di alpinismo per la stagione 2021-2022 e sicuramente i miei obiettivi saranno la Coppa del Mondo Generale, come è sempre stato il mio obiettivo in tutti questi anni. So che sarà dura, quest'anno il calendario è veramente molto fitto, abbiamo qualche gara in più di Coppa del Mondo e quindi sarà dura anche gestire la forma fisica durante tutto l'arco dell'anno. Altri appuntamenti che mi sono prefissato saranno i mondiali lunga distanza dal Tour de Rutur e speriamo di far bene. Non dimentichiamo ovviamente le gare tricolori, dove negli ultimi anni a livello assoluto si è praticamente corso per la seconda piazza. Sono l'unico in Italia a aver vinto tutti i titoli in tutte le tre discipline individuali, oltre vabbè a quelle a coppie, e sono contento di avere questo primato. Adesso cercheremo anche quest'anno di difendere il palmares e vedremo come andrà con le prime gare ad Andalo, che si terranno a dicembre, e speriamo di riuscire ad arrivare già un pochettino in forma per quelle gare. Con il passare degli anni, Robert Antognoli è diventato un vero polivalente, da sprinter puro ad atleta completo e performante in ogni disciplina. Quando ho iniziato in Coppa del Mondo ero abbastanza forte nelle sprint e mi venivano veramente bene. Col passare degli anni mi sto, diciamo, spostando anch'io un po' di più sulle gare individuali e speriamo comunque di mantenere un po' di velocità nelle gambe per poter puntare ancora a qualche Coppa del Mondo generale. Quest'anno Robert Antognoli e tutti gli azzurri avranno però una motivazione in più dopo l'ingresso dello sci alpinismo tra gli sport a cinque cerchi e la scelta di Bormio come prima sede di gara olimpica a Milano Cortina 2026. Quest'estate c'è stata la bellissima notizia che il nostro sport è sotto i cinque cerchi. Saremo qui a Bormio per le Olimpiadi di Milano Cortina e sicuramente per me è stata una bellissima notizia e penso anche per tutto il movimento dello sci alpinismo race. Cosa ci aspettiamo da questo cambiamento? Sicuramente credo che si affacceranno più persone al mondo gara e ci sarà molta più bagarre per conquistarsi i titoli. Aumenteranno sicuramente le aspettative lavorative anche dei più giovani, che magari non dovranno smettere appena finita la scuola come tante persone hanno fatto finora e magari non provando a dare il massimo in questo sport. Così secondo me si crea un bel bacino anche nei giovani che si aspettano anche qualcos'altro nel futuro, diciamo. Proprio in vista delle Olimpiadi gli abbiamo chiesto alcuni nomi su cui puntare. Se dovessi fare alcuni nomi per queste Olimpiadi dei giovani, sicuramente sarebbe un terno al lotto, perché da qua a 5 anni possono cambiare tantissime cose. Io confido nei nostri italiani perché il movimento giovanile sta crescendo bene e speriamo di vederli tra i medagliati. Tentativo di dribbling fallito. Ok, adesso vi dico i nomi. Secondo me potrebbero andare molto bene un Andrea Prandi, un Niccolò Canclini o la Samantha Bertolina, che sono ancora molto giovani e sono molto promettenti, soprattutto nelle gare che spingeranno alle Olimpiadi. La gara sprint, la gara team sprint e alla individuale. Dopo 2 anni senza pubblico, quest'anno con Green Pass e le dovute precauzioni si potrà tornare a seguire le gare. Ecco perché è importante farlo. Perché venire? Perché uno, fa tanto bene al cuore per noi atleti vedervi sul percorso a incitarci e sicuramente si sente meno anche la fatica. E due, potete farvi un bellissimo giro su un percorso che facciamo anche noi in gara e soprattutto potete ammirare il paesaggio che vediamo anche noi durante queste gare. Anche per questa settimana è davvero tutto. Il nostro consiglio non cambia, che siate in allenamento o in gara, continuate a sognare, osare, e non mollate mai.